Buonasera raga, ci stiamo preparando per andare a ballare. Non avete idea di quanto sono felice di essere in questa postazione. Mi era decisamente mancata. Questa sera andiamo all'apertura di Spazio 900, che come sapete è una discoteca molto famosa qua di Roma. Fa techno, ovviamente. Raga, sento un bisogno di ballare incredibile. E tra una cosa e l'altra, comunque sono 2-3 settimane che sì, sono uscita 3 volte. È il mio bisogno. Perché la mia salute mentale non so dove l'ho lasciata. Sento proprio la necessità anche di farmi bella. Anzi, bella è un grandissimo parolone. Decente, voglio essere solo decente, solo questo chiedo a sta serata. E ristabilire un pochino la mia autostima che poraccia sta sotto il pavimento. Regola numero uno per ripigliarsi. La musica. Ora vi racconto una storia divertente. Perché io stasera sto andando a Spazio? Perché è l'unico tipo di serata che posso fare. E per sollevarmi sul morale, perché in realtà in questi 2 giorni c'era il Decibel a Firenze, che è proprio un festival techno, per cui io avevo comprato i biglietti a dicembre scorso. Solo che io a fine agosto cosa scopro? Che qualche giorno dopo avrei avuto l'esame di settembre e questo esame non avrei potuto rimandare all'appello dopo, perché c'è la Fashion Week. Però è a questo punto che la storia diventa davvero divertente per me. E secondo me questo, non penso sia Dio, non so chi ci sta là sopra. No, allora, cioè, nel senso, cioè, qua sopra ci sta la cinese che quando stavo studiando penale si è messa a trapanare e fare i lavori proprio il giorno prima dell'esame. Ma cioè, in generale, chiunque ci sia ha detto brava Virginia, sei stata responsabile. Perché a questo Decibel un sacco di artisti non sono andati. Tra cui i miei preferiti, che mi avrebbero spinto a fare l'incosciente e andare. Finalmente ho anche l'occasione per provare questo bronzer di Rare Beauty, che ho comprato e non ho ancora mai provato. Non so quanto ne debba mettere. Gusto personale. Allora, il colore è perfetto, sono felice. Allora, ora che sto iniziando ad avere mascara e contouring, mi vedo carina. Grazie signora cinese. Sotto l'occhio voglio mettere una delle matite che ho comprato su Nabla e sono indecisa tra questi 2 azzurri. Però penso andrò con questo. Ci piace? Ora vado ad aggiungere dei brillantini sopra. Oppure niente, semmai vado abbondante di illuminante. Che poi raga, ci stavo pensando un attimo una cosa. Non so perché, ma c'ho il panico a pensare a tutta la gente che ci sarà. Cioè sono 2 settimane che siamo io, me stessa, Virginia, V, la pazza, la sclerata. Cioè non sono abituata ad avere tanta gente intorno. E non penso che mi farà piacere, sinceramente. Sto diventando leggermente asociale. Ci siamo. Mi stavo scordando che ormai sono una ragazza che mette la matita sulle labbra. E uso quella di Nabla che vi ho già fatto vedere, Close Up Lip Shaper numero 03. E sopra ci ho aggiunto questo che è della NYX, nuovo. Non so se mi garba. Ormai c'è. Aspettiamo che vada via da solo. Adesso vi mostro l'outfit, vi avverto che l'avete già visto. Ma stasera andiamo per divertirci, non per fare le veline di Spazio. Ta-da! Outfit davvero complesso, eh? Ci ho aggiunto questa collana per dargli un po' di colore. Profumo. Mi chiedete sempre quale uso. Il profumo migliore del mondo, raga, il Dolé di Lancôme. Occhialetto che tanto serve solo a reggere i capelli. E questa sono io. Raga, devo troppo ballare, ve lo giuro, non avete idea.